Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Diario di Viaggio on the road e questo è Grizzly! O qualcosa del genere, più o meno. Prima di cominciare, consentitemi una brevissima parentesi di fare i miei più sentiti complimenti alla Mar Wilson, che questo venerdì ha raggiunto i 500.000 iscritti. E la Mar è uno youtuber storico, vi parlerò di lui in questi giorni, sicuramente. Quindi passiamo innanzitutto all'argomento del giorno, perché il canale YouTube di oggi ha a che vedere con l'argomento del giorno. Oggi parliamo del ridere, del riso. Il riso, ridere, è una risposta emotiva dell'uomo a quella che è l'allegria, a quello che è la comicità, no? Ed è un comportamento tipico proprio dell'uomo, ma insito veramente nel suo DNA, nel suo corredo genetico. L'uomo comincia a ridere, comincia a sorridere proprio sin dai primissimi giorni della sua vita. Per cui questo comportamento lo si osserva nel mondo animale, principalmente nell'uomo. C'è un comportamento simile in alcuni primati come reazione al solletico, ma dopodiché è un comportamento molto tipico dell'essere umano. Ora, non voglio approfondire l'argomento ridere nell'ambito scientifico, è qualcosa di complesso, è qualcosa su cui comunque non sono molto preparato, ma quello di cui voglio parlare oggi, in generale, è un pochettino dell'argomento ridere, di che cosa dovrebbe essere considerato qualcosa che fa ridere. Far ridere dovrebbe essere, in questo caso, basato su gesti, su parole, su azioni. Ci sono i classici video divertenti che trovate un po' dappertutto su internet, ci sono le battute, le barzellettine, le freddure. Però prendiamo un video qualsiasi, c'è il cameriere che sta portando il piatto, inciampa, casca e il piatto vola e va a finire precisamente sul tavolo dove doveva arrivare, no? C'è chi dice «Wow, complimenti per la mira», c'è chi ride e c'è chi dice «Ma perché devi ridere? Ma poraccio, è cascato, si è sbattuto il naso, si è fatto male!» Perché il concetto di umorismo, il concetto di comicità è un concetto in realtà particolarmente soggettivo. E ci sono alcune cose che notoriamente dovrebbero far ridere, perché lasciano appunto stupiti, perché sono qualcosa di inatteso. Il mio saluto iniziale, anziché il «Benvenuti a bordo, viaggiatori», io sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, questa piccola inversione, io sono Diario di Viaggio on the road e questo è Grizzly, di sicuro qualcuno ha strappato un sorriso, ma magari qualcun altro è rimasto solo interdetto, ha detto «Ma che sta dicendo Grizzly?» Quindi non è facile trovare qualcosa che faccia ridere veramente. E anche un comico ben navigato sa benissimo che ci sono delle cose che possono scatenare l'ilarità sul momento, ci sono delle cose che fanno ridere una parte di pubblico, ci sono delle cose che faranno ridere un'altra parte di pubblico. Comunque è difficile, se non impossibile, trovare una cosa che faccia ridere il 100% delle persone. E in questo io faccio i miei complimenti a Fabrizio. Il canale YouTube di oggi di cui vi parlo è gestito da lui, Pio3D, canale di cui vi lascio il link naturalmente sul doobly-doo e sempre sulla scheda. Dovrei indicare, credo, più o meno da questa parte, sempre che naturalmente YouTube non sposti la scheda da un'altra parte. Fabrizio sul suo canale ci dice questo: «Sono un comico, o almeno ci provo, sbarcato sul tubo nel 2006, e cerco di intrattenere il mio pubblico con rubriche, parodie, sketch comici e tanto altro. I suoi contenuti sono veramente tantissimi, quindi ho pensato di segnalarvi tre playlist che ho trovato veramente molto simpatiche». Fabrizio ha tantissima roba sul suo canale, tantissima roba divertente. Come dicevo, è difficile intrattenere e divertire il 100% del pubblico, e io per primo sono il primo a dire «Sì, mi piace molto quello che fa Pio3D sul suo canale, mi piacciono molti dei suoi contenuti», però ammetto che naturalmente non mi piacciono al 100% tutti i suoi contenuti. Quando parla di gaming, ci sono sicuramente
sicuramente delle battute molto interessanti, molto simpatiche per chi pratica il gaming, ma dato che io non faccio videogiochi, quei video generalmente, obiettivamente, li salto perché non è quel tipo di comicità che mi colpisce. Alcune parodie di trasmissioni televisive sicuramente sono ben fatte, però dato che seguo poco la televisione, seguo poco alcuni programmi televisivi, e se già non mi piace o non conosco il programma televisivo che viene parodizzato, la parodia mi può strappare un sorriso, ma non conoscendo da dove viene la cosa iniziale, oppure non piacendomi il programma iniziale, non è che la parodia poi mi faccia piacere il programma iniziale. Però, come ripeto, molti suoi contenuti sono semplici, leggeri, molto divertenti, molto simpatici. Lui è un personaggio estremamente simpatico e soprattutto Fabrizio è un personaggio molto attivo sulla community di YouTube Italia, che è una cosa che al giorno d'oggi diventa veramente difficile. È stato anche molto attivo con un hashtag serio, tra le altre cose, che non ha avuto il successo che avrebbe meritato, che un pochettino si sta tirando fuori, che comunque è un messaggio importante, che stop cyberbullismo. Di questo, tra le altre cose, ne parlerò più avanti, perché voglio affrontare l'argomento del bullismo digitale con calma, ma oggi parliamo appunto di ridere. Parlando di ridere, quindi, la prima cosa che vi segnalo è una playlist di PO3D, abbastanza recente al momento in cui sto girando questo vlog. Proprio mentre la sto girando ha ancora pubblicato solo due video, però sta lavorando alle altre puntate, ed è Mai Dire Tube. Naturalmente trovate il link alla playlist sul doobly-doo e sulla scheda. Mai Dire Tube è una specie di risposta simpatica alla vecchia trasmissione Mai Dire TV, però con i personaggi famosi di YouTube. È un modo interessante di fare dell'ironia un pochino pungente e di trattare l'argomento YouTube, l'argomento YouTuber, in maniera simpatica e comunque facendo una comicità leggera, non una comicità strascinata né una comicità sforzata, forzosa, no? Quindi è un modo veramente ironico di affrontare l'argomento che mi è piaciuto tantissimo e secondo me, tra l'altro, è un format che ha grandi potenzialità. E proprio parlando di format, Fabrizio è molto bravo nell'ideare sempre nuovi format, è un punto che, per cui io ho veramente, come si suol dire, tanto di cappello, anche se non ho il cappello addosso, perché oltre ad essere Fabrizio molto attivo sulla community di YouTube Italia, appunto è molto attivo nel pensare e produrre sempre nuovi format. È quel classico youtuber che dici meriterebbe veramente di avere un pubblico molto grande e meriterebbe di fare numeri veramente molto più grandi. Comunque spero, nel mio piccolo, di coinvolgervi, di presentarvi il suo canale, e vi invito ad andare a iscrivervi al suo canale se non l'avete già fatto, perché merita veramente tantissimo. Seconda playlist che vi segnalo, che prende un argomento anche serio, e quello che fa Fabrizio è costruire dell'ironia, talvolta anche del sarcasmo, sugli hater, con questa playlist, I Love You Haters e I Love You Secrets. Con I Love You Haters lui cerca i commenti che sembrano essere scritti da leoni della tastiera, ma che invece risultano scritti da bambini, che chiaramente non hanno ben idea di quali sono certe meccaniche, comunque vengono affrontati in quella che dovrebbe essere la maniera ideale di affrontare gli hater, non prendendosi di nervi, non sentendosi buttati giù, non prendendo tutte le parole che dicono nella più completa serietà, ma usando anche molta leggerezza, perché il modo corretto di affrontare gli hater sicuramente è quello. Seconda playlist, I Love You Haters e I Love You Secret, la trovate sul doobly-doo e la trovate naturalmente sulla scheda. E infine PO3D, essendo comunque uno youtuber di una generazione abbastanza adulta, non è grandissimo, non siamo coetanei, però ha già superato la trentina, anche lui ci porta ogni tanto a riscoprire un po' il passato, quelli che sono stati i primi anni 90, quello è stato gli anni 2000, quello che sono stati gli anni 80, quello che è stato un po' il passato di tutti noi, e a rivivere il passato in maniera simpatica e divertente. Questo lo fa facendoci appunto ricordare le cose con la playlist Do You Remember? I giochi, i fumetti, le attività, i programmi televisivi e le cose che c'erano
dai primi anni 90 in poi, qualche cosa alla fine degli anni 80, qualche cosa all'inizio degli anni 2000. Molto simpatica, è una playlist che contiene video che ci fanno un pochino ritornare bambini, ci fanno un pochettino ricordare quelle cose che c'erano nella nostra infanzia, o almeno nel mio caso nella nostra giovinezza. Comunque una playlist che merita anche quella, per cui anche questa playlist, Do You Remember, sempre sul doobly-doo, sempre sulla scheda, il canale è PO3D, andate e iscrivetevi, è bravissimo, crea sempre nuovi contenuti, io vi ho segnalato queste playlist, ma date un'occhiata al suo canale, date un'occhiata alle sue playlist, ci sono degli sketch, ci sono delle parodie, è molto bravo, è molto divertente e merita tantissimo. E a questo punto, come dicevo, ci sono delle cose che fanno ridere, ci sono delle cose che non fanno ridere, io non so nemmeno se vi ha fatto ridere, appunto, il mio modo di presentare, di aprire questo vlog, per cui prima di concludere questo vlog vi chiedo. Come dicevo, ci sono alcune cose che mi fanno ridere, alcune cose che non mi fanno ridere. Il ridere è una cosa che può essere molto soggettiva, per cui voi quando è che trovate una cosa divertente, simpatica, comica, che vi fa ridere? Fatemelo sapere sui commenti oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Bene ragazzi, ho concluso, come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e inoltre potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, vi ha divertito, vi ha fatto sorridere quantomeno, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici. Potete condividerlo utilizzando i bottoni che trovate sotto al video se siete sul computer, oppure con lo strumento condivisione che c'è là in alto se siete sul dispositivo mobile. Inoltre, se siete sul dispositivo mobile, vi ricordo che potete condividere questo vlog con i vostri amici anche su WhatsApp. Fatemi sapere anche se vi sto facendo ridere con video da tecnico, questo feedback per me è importante. Bene, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!